Perché esiste Placentia Games? Perché io e Sandro giochiamo da molti anni. Abbiamo cominciato nel 1983 con i wargame della Game Designer Workshop e con i grandi giochi strategici dell'Avalon Hill. Da allora non abbiamo più smesso. Ci vediamo tutte le settimane e proviamo ancora la stessa passione nello sfidarci attorno al tavolo. L'idea di produrre dei giochi era nell'aria da un po' di tempo. Poi una sera Stefano ci porta il prototipo di Florenza. Ne siamo rimasti affascinati. Quel gioco meritava di essere prodotto e un po' per non lasciare Stefano solo, un po' per spirito di avventura, volevamo essere noi a produrlo. Non che fosse una cosa facile, noi veniamo da altri lavori e anche se ci riteniamo giocatori esperti, non avevamo mai fatto gli editori. Sapevamo che era un mondo nuovo e affascinante, ma anche irto di difficoltà. Però siamo anche imprenditori e se c'è una cosa che sappiamo fare è coordinare e supervisionare i progetti. Per il nostro scopo la prima cosa da fare era costruire il team giusto e dopo un anno di ricerche e di prove abbiamo iniziato la partnership con Postscriptum e con Scribabs, una collaborazione che evidentemente ha funzionato visto che va avanti ancora oggi. E così dal 2010 abbiamo cominciato a produrre giochi gestionali complessi che possono piacere a dei giocatori esperti come noi, che partendo da dinamiche e meccanismi noti abbiano qualcosa di più moderno e di più innovativo, in modo tale che ogni giocatore sia davanti ad un'esperienza nuova ma nello stesso tempo familiare. Quali sono le caratteristiche dei giochi di Placentia Games? Beh, le regole vengono testate a fondo sia da noi sia da Postscriptum, avvalendoci anche della collaborazione di numerose associazioni ludiche. Di norma ci impieghiamo 2 anni prima che il processo di definizione delle regole si possa dire completato. Fra i nostri collaboratori ce ne sono alcuni molto bravi nell'individuare strategie estreme che possano portare a vittoria certa. E ogni volta che questo succede, noi correggiamo e sistemiamo. Vogliamo che i nostri giochi siano ricchi di scelte strategiche che tutte possano portare alla vittoria, però la scelta dell'uno o dell'altra non sia banale. La realizzazione grafica è un vero e proprio lavoro di squadra che ci coinvolge tutti. Dietro ogni singola immagine c'è il lavoro di almeno 6 persone che si sono scambiate idee e opinioni, disegnando e ridisegnando ogni singolo dettaglio fino ad ottenere un risultato che ci convinca davvero tutti. Siamo convinti che la nostra scelta di tenere sempre separate le figure del disegnatore e del grafico sia una scelta corretta, perché dal confronto di queste 2 menti artistiche possono derivare i risultati migliori. Infine, noi cerchiamo di pubblicare giochi di autori nuovi. Nel nostro catalogo abbiamo già 2 opere prime e anche i prossimi giochi in sviluppo sono opere prime di autori nuovi. Concludendo, noi cerchiamo di mettere sul mercato giochi validi, ben fatti e belli. E riteniamo che quello che abbiamo fatto sia lì a dimostrarlo. Vorremmo anche essere più presenti sul mercato e riteniamo che Kickstarter sia uno strumento molto utile a questo scopo. Aiutateci a percorrere questa strada. Sosteneteci, ne sarete soddisfatti.